14 ottobre 2023, un caldo pazzesco, infatti mi trovate in maniche corte, corte. Qui siamo in alta collina, ma sembra di essere in piena estate. Oggi mangerei qualcosa di molto particolare. Alcuni giorni fa ho pubblicato un video sulla cottura delle testine di agnello. Oggi la testina di agnello me la mangio. Un'avvertenza: chi ha lo stomaco debole, eviti di guardare questo video. Poi, se invece lo guarderete, capirete il perché. La testina di agnello è fatta al forno, insaporita con del sale, pepe, aglio, origano e rosmarino. Che dire? Buon appetito a tutti! Questa è la famosa testina d'agnello cotta al forno. Ha un sapore molto particolare. A me piace. Un sapore forte, tipico dell'agnello. Poi, insaporito con queste erbe aromatiche, è buonissimo. Iniziamo, apriamo la mascella. La mascella si divide molto facilmente e nella mascella, come vedete, ci sono i denti e della buona carne. Della buona carne, molto tenera. Questa è la lingua che ora andiamo a separare dalla testa, eccola qua, la lingua, buonissima. Nelle zone collinari del centro Italia, anche del sud, l'agnello, la pecora viene mangiata spesso. Parliamo di Umbria, Marche, Lazio, Molise, Abruzzo, perché ci sono tante allevamenti di questo tipo di animale. Come il maiale della pecora, non si butta via niente. La testina d'agnello va mangiata con le mani, perciò occorre sempre vicino un tovagliolo. Questo, signori, è la zona del cervello. Il cervello, questo, è buonissimo. Ottimo.
Ora togliamo il naso e dentro al naso, pure qui troviamo della carne molto gustosa. Ripeto, a chi fa ribrezzo non la compri proprio la testina d'agnello. Io che mangio un po' di tutto, non ho alcun problema. Comunque è molto meglio questo tipo di carne che la classica fettina di vitello. Io accompagno questa pietanza con del vino bianco. Vino bianco verdicchio. Salute. Ora viene il più bello. Mangiare l'occhio. Prima di cuocerlo, l'occhio va bucato per togliere la parte dell'umore interno dell'occhio. Poi, una volta che è cotto, basta prendere la forchetta e fare questo scavo così. Ora, qui avete un occhio. Sembra un occhio umano, ma in realtà è un occhio di agnello. Ora io me lo mangio. Molti vanno dal macellaio a comprare la testina d'agnello. Mi raccomando, tolga l'occhio che mi fa schifo. Quando vado io dal macellaio, mi raccomando, non tolga l'occhio. Sulla guancia, una zona molto, c'è molta polpa. Carne e grasso. Bisogna avere pazienza, eccolo, per poter scarnificare la parte e poi mangiarsela. Ecco, guardate che bel ciccio di carne. Sarà che a me l'agnello piace. E come non mangiarselo? Ma che dire, questa testina è ottima. Potete ammirare i residui di questa testina. È stato un lavoro capillare in ogni piccolo
piccola parte della testa dove c'era da mangiare qualcosa. Ora abbiamo soltanto delle ossa, ossa craniche. Mangiato questo, ora alleggerisco i sapori con dell'insalata mista. Insalata, pomodoro, cetriolo e un po' di cipolla. Ah, c'è anche la carota. Sì, vedo dell'arancio. L'insalata come contorno penso che sia il migliore. Ti alleggerisce tutti i sapori che hai nella bocca. E soprattutto gli ortaggi sono sempre da mangiare. L'insalatina, la cipolla, pomodoro, cetriolo, una bontà. Io direi di lucidare il piatto per ultimare questo pranzo. Del vino. E per ultimo, come consuetudine, per chi piace terminare il pranzo con un frutto. Oggi una buona pesca. Il periodo delle pesche è al termine, perciò vediamo se queste ultime pesche sono buone. Spero che il video vi sia piaciuto. Iniziamo a dare dei like e se volete iscrivetevi al mio canale perché le sorprese non mancheranno. Se devo dare un voto a questa pesca, un 6 più. Gli manca un po' di dolcezza, però accontentiamoci. Terminata la pesca, osso.